Amici di canalecaccia.tv, siamo a DVA 2017. Ho il piacere di stare qui con Rodolfo Cosmi e a questo punto ti devo chiedere, Rodolfo, ci spieghi questo meccanismo particolare che caratterizza tutte quante le tue armi, perché qui ce l'abbiamo in bella esposizione, attrae sempre la curiosità di tanti e a questo punto chi meglio di te ce lo può spiegare. Grazie. Si tratta di un fucile semiautomatico bascolante. Cosa vuol dire? Vuol dire che si apre il fucile come un qualsiasi doppietta sovrapporto e ha la possibilità di essere caricato con le cartucce che vanno al contrario degli altri fucili semiautomatici, cioè nel serbatoio. Come ti è venuta questa idea? Allora, questa è un'idea che è venuta veramente mio nonno anni fa, perché già allora lavorava e costruiva fucili doppiette. Appassionato di caccia, andando in montagna, insomma, sparava con l'ora il fucile. Beh, diciamo anche che tu sei una mosca bianca, perché la Cosmi è marchigiana e di solito le armi in Italia le producono in Valtrompia, no? Per cui ti dovevi diversificare un po'. Sì, anche quello è stato, grazie, però lo scopo è stato proprio dalla passione dell'arma e della caccia che l'ha portata a fare questo fucile, perché cercavo un fucile equilibrato, diverso, e da lì, insomma, ci ha messo diversi anni e ha sviluppato questa nuova... Questa tecnica, che poi noi negli anni l'abbiamo cercato di perfezionarla, di prenderla. Quindi c'è un'evoluzione continua, chiaramente, Evoluzione continua nel funzionamento per avere un fucile sempre più stabile, equilibrato. C'è un'evoluzione continua sui materiali, perché noi abbiamo adoperato dei materiali più resistenti e più leggeri. Adesso in questo momento lavoriamo molto in titanio, che è un materiale che appunto si presta a una resistenza elevata e anche a un peso molto specifico più basso. Quanti pezzi compongono un'arma Cosmi? Perché a vedere il meccanismo di principali e prezzi secondari, il totale siamo intorno ai 150 pezzi, fra viti, perni, molle, tutti costruiti da noi. È bello che tu sottolini viti e molle, perché sì, praticamente tutto viene curato nei minimi dettagli in casa Cosmi. Certo, è un fucile che facciamo noi, anche perché l'originalità e la produzione limitata non ci permette di andare fuori. Tra l'altro siamo proprio, dicevi prima, siamo ad Ancona, siamo lontani dal centro produttore di fucili, quindi dobbiamo per forza costruire tutto internamente. Bene, io Rodolfo ti ringrazio, è un piacere sempre averti ai nostri microfoni. Anche l'intervista che ci siamo fatti l'ultima volta è stata molto molto gettonata, perché c'è tanta curiosità di conoscere quest'arma e quando la vedi si capisce subito che c'è qualcosa di diverso. Grazie. Per cui sentirselo raccontare da te è un vero piacere, e penso che sarà un piacere anche per tutti gli amici a livello internazionale, perché so che l'azienda ha anche un pubblico qualificato di estimatori a livello internazionale, e non per niente tu sei qui con la tua azienda a Norimberga. Tra le altre cose, presto ci faremo fornire anche il catalogo delle armi Cosmi, in maniera tale che lo potrete anche ammirare su cataloghicaccia.it. Grazie. Da Norimberga e dallo stand Cosmi a tutti, un in bocca al lupo. Grazie. Per grazie. La fiera è appena lupo. Iniziata. Grazie. E Forza Italia ancora una volta, perché rendiamo alto il nome del nostro paese a livello internazionale. Ce la mettiamo tutta, grazie. Bene.